Al Teatro della Fortuna torna Fuori Classe, il festival teatrale dedicato ai ragazzi delle scuole di Fano che si esibiranno il 27 e 28 maggio. Quali saranno gli istituti presenti e a che spettacoli assisteremo? Fuori Classe è un festival del teatro della scuola, chiaramente presenta una serie di lavori teatrali realizzati nell'ambito scolastico. Gli spettacoli saranno dalle 20:30 in poi, presentando una serie di lavori in serie, e l'iniziativa è promossa da Teatro Linguaggi, dalla Fondazione Teatro della Fortuna, in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Educativi, Fano Città dei Bambine e dei Bambini. Come dicevamo, 20ª edizione, quindi 20 anni di rappresentazioni legate al mondo della scuola. Il lavoro teatrale che si svolge nella scuola è sempre un lavoro molto importante, perché è un lavoro formativo, non mira tanto a creare degli attori, ma a creare occasioni di conoscenza di se stessi e di confronto con quel linguaggio singolare e che è il teatro, l'arte sociale per antonomasia. Durante le due serate, da cominciare da lunedì 27, si alterneranno sul palcoscenico del Teatro della Fortuna 150 ragazzi di scuole di ordine e grado diversi. A iniziare ad aprire la serata di lunedì ci sarà il laboratorio linguaggi nella sezione animazione, quindi bambini, che presenterà OZ, Ci vuole cuore, coraggio e cervello. E a seguire la scuola primaria Rodari presenterà Paure e parole. E per concludere la serata, il liceo Onolfi Apolloni, un gruppo interclasse, presenta Fortuna e Ingegno Arguzia nel Decameron di Boccaccio. Come vedete, spettacoli di diversa natura e di diversa origine che coinvolgono ragazzi di diverse età. Martedì 28, sempre un overture del laboratorio linguaggi sezione ragazze, che presenta Furto in una pasticceria, un omaggio a Italo Calvino. A seguire la scuola primaria Luigi Rossi, che presenta Temporali fuoco e stelle, ribellamente tratto da Il cielo che si muove di Mario Lodi. E a concludere la serata, la scuola primaria Montessori, che presenta Rosa e Azzurro, un tema, attraverso il tema dei colori si parla delle differenze e della capacità, insomma, di star tutti in una tavolozza. Il biglietto d'ingresso è di 8 euro per gli adulti e di 5 euro per i ragazzi. Il botteghino del teatro è già aperto da mercoledì e proseguirà la sua apertura fino ai giorni dello spettacolo. Soltanto domenica c'è una giornata di chiusura.